Non si placano i tumulti nel parterre di uomini e donne. Il salotto sentimentale guidato da Maria De Filippi. La presentatrice ha tentato invano di calmare gli animi in un clima sempre più elettrico. Mario e Ida, ancora una volta in rotta di collisione, sembrano non trovare pace. Dalle ultime indiscrezioni, la tronista mostra segni evidenti di stanchezza e irritazione. Gli insider riferiscono che durante l'ultima registrazione si è discusso a lungo dei loro travagli amorosi. Ida lascia Uomini e Donne fra malcontento e discussioni accese. Sembra proprio che per Ida Platano le acque siano tutt'altro che calme. Sta affrontando da mesi voci di corridoio su Mario e sul suo atteggiamento ambiguo. Si pensava avessero raggiunto un compromesso quando, al centro dello studio, il corteggiatore napoletano ha professato il suo amore. Ma le voci di corridoio suggeriscono un diverbio insanabile. Ida non crede più a Mario e la tensione sale. Cosa è realmente successo? Durante l'ultimo incontro dei veterani del Trono Over, tutti gli occhi erano puntati su Mario e Ida, dopo un'ulteriore segnalazione. Pare che Mario sia stato avvistato mentre usciva da un bed breakfast accompagnato da un'altra donna. Lui si è difeso con forza, citando persino il barbiere che dovrebbe fornirgli un alibi per il giorno in questione. Un alibi confermato, ma che non ha dissipato i dubbi. Il barbiere, testimone, ha corroborato la storia di Mario, ma l'opinionista Tina Cipollari ha espresso forti perplessità. La sua sfiducia ha riacceso le incomprensioni tra Ida e Mario. Inizialmente conciliante, Ida, scossa dalle parole di Tina, ha iniziato a dubitare seriamente, innescando il caos. Di fronte a una situazione tanto tesa, Pierpaolo, altra figura prominente del programma, ha dichiarato a Ida la sua intenzione di abbandonare il programma, salvo un suo esplicito richiamo. Esasperata dal continuo litigare e dall'atmosfera avvelenata, Ida ha lasciato lo studio in lacrime, e nonostante i tentativi di Mario di raggiungerla, lei è stata irremovibile, voleva stare da sola. E così, Ida abbandona il trono di Uomini e Donne.